Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, i nostri tempi sono strani, anche se fino ad un certo punto, perché con un po' di sale in zucca è possibile individuare una logica in questa stranezza. Dicevamo, sono tempi strani i nostri, tempi in cui da una parte si vogliono valorizzare le scelte individuali, a tal punto da ritenere che ogni desiderio, perché desiderio, debba necessariamente trasformarsi in diritto, dall'altra si è sempre più convinti che l'uomo sia totalmente condizionato, anzi determinato da fattori esterni, più disparati, genetici, neurologici, biologici, sociali, eccetera. Insomma, da una parte l'uomo sarebbe un sovrano incontrastato, incontrastabile della propria esistenza e del proprio destino, dall'altra non più che un automa costretto ad assecondare impulsi costringenti e opprimenti. Si tratta però, come dicevamo, di una contraddizione apparente. Prima di tutto perché quando si vuole troppo valorizzare l'uomo, meglio, quando si vuole valorizzare l'uomo trovando il suo fondamento solo nell'uomo stesso, come ha preteso fare l'antropocentrismo radicale della modernità, tutto si valorizza fuorché l'uomo. Basterebbe a riguardo vedere cosa ne è stato della filosofia moderna e contemporanea. L'uomo vittima di tutto, l'economicismo, l'uomo vittima dell'economia, lo storicismo, l'uomo vittima della storia, lo strutturalismo, l'uomo vittima delle strutture, la psicanalisi, l'uomo vittima dell'inconscio, l'ermeneutica, l'uomo vittima delle interpretazioni, il materialismo, l'uomo vittima della materia, e la cantilena potrebbe continuare. Altro che uomo fondamento immanente di tutto. Ma c'è anche un altro motivo che palesa la logica nascosta dell'apparente contraddizione di cui sopra. Per dare sostanza all'affermazione secondo cui l'uomo deve poter far tutto, cioè deve farsi guidare unicamente dal proprio desiderio, bisogna riconoscere che l'uomo non è ragione né soprattutto volontà, che la sua natura non è quella dell'antropologia tradizionale, figlia della metafisica classica, bensì quella nuova della rivoluzione in interiore omine della cultura sessantottina e post-sessantottina, cioè di quella postmoderna in cui confluiscono in una Macedonia filosoficamente e antropologicamente criminale la rivoluzione sessuale di William Reich, la scuola di Francoforte, il freudismo e compagnia bella, pardon, brutta, molto brutta. Insomma, un uomo completamente istintivizzato e bestializzato. E il cristianesimo? Cosa dice la teologia cattolica? Dice che l'uomo rimane sempre libero, che per quanto siano forti gli impulsi esterni, le tentazioni e i cosiddetti condizionamenti, la sua libertà rimane sovrana e soprattutto che questa libertà è aiutata dalla grazia. Ovviamente bisogna chiederla, ma di certo non può mai, Dio non può mai permettere delle prove al di sopra delle possibilità umane, senza dare la grazia sufficiente per poi chiedere la grazia necessaria per vivere cristianamente qualsiasi prova. Su questo punto facciamo parlare San Pio da Pietralcina. Altro che i tromboni di cui sopra, solo alcune citazioni tratte dal suo epistolario voglio leggerle. Scrive San Pio da Pietralcina a Raffaelina Cerase, una sua figlia spirituale. Egli dice così: comprendo che i nostri nemici sono forti e forti assai, ma l'anima che combatte assieme a Gesù, qual dubbio vi potrà essere di riportar vittoria? Oh, non è forse il nostro Iddio più forte di tutti? Chi potrà fargli resistenza? Chi avverserà i suoi decreti, i suoi voleri? Non ha egli forse promesso ad ogni anima che egli non permetterà che ella venga tentata sopra delle sue forze? Forse che egli non è fedele nel mantenere le sue promesse? Vi sarà anima che possa pensare ciò? Sebbene una è quella del pazzo. Il pazzo disse infatti in cuor suo: non vi è Dio, come dice il Salmo 14, e pazzo è l'uomo, o Raffaelina, che pecca per l'incredulità, per la mancanza di fiducia. E ancora, sempre a Raffaelina Cerase, San Pio dice: tenete sempre davanti alla mente quale regola generale sicura che Dio, mentre ci prova con le sue croci e con le sue sofferenze, lascia sempre nel nostro spirito uno spiraglio di luce, per cui si conserva sempre una grande fiducia in Lui e si vede la sua immensa bontà.
Poi a Maria Gargani San Pio dice: Gesù non ti ha abbandonato né ti abbandonerà, non è la giustizia ma l'amore crocifisso che ti crocifigge e ti vuole associare alle sue pene amarissime senza conforto e senza altro sostegno che quello delle ansie desolate. Ecco la verità e la sola verità. Nelle ore della prova non ti affannare, figliuola mia, a cercare Dio, non credere che gli sia andato lontano da te. Egli è dentro di te anche allora, in un modo assai più intimo. Egli è con te nei tuoi gemiti, nelle tue ricerche, simile ad una madre che spinge il figliolino a cercarla, mentre essa è dietro ed ecco le sue mani che lo costringe a raggiungerla invano. Insomma, tutto questo per ribadire un principio, che Dio non può permettere che noi veniamo tentati oltre le nostre possibilità. E Dio, quando permette le prove, ci dà sempre la grazia per poter superare queste prove. Ovviamente sta a noi chiederla. Bene, cari amici, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.